Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oh, finalmente continuiamo. L'ultimo episodio ci siamo lasciati nella centrale elettrica. Abbiamo già ripristinato l'energia e l'unica cosa che ci resta da fare adesso è entrare dentro all'ascensore che ci dovrebbe portare a qualcosa di buono, spero. Quindi io sono molto fiducioso che oggi vedremo qualche altra scena molto trash, speriamo bene, perché nell'ultimo episodio io sono morto dalle risate. Vediamo dove ci porta. Danger Zone. Ok. Oh no, che è sta roba? C'è scritto Danger Zone, quindi io non ci andrei nel dubbio. Oh. Quanti posti in cui comprare cose? Bene, bene. Forse comprerei qualcosina, eh? Ma sì, dai. Compriamo un po' di shotgun. Compriamo un po' di handgun perché l'ultima volta siamo rimasti a secco. Anche un po' di frecce, ma principalmente shotgun perché mi piace molto. E adesso basta, fermiamoci perché sennò troppo. Salve. Life hook. Ah, due addirittura. Io continuo a non capire che cosa dobbiamo fare con questi life hook, ma vabbè. A che servono? Vabbè. Salviamo. A saperlo salvavo qui l'altra volta. No. Ci ho ripensato. Salviamo da un'altra parte perché non si sa mai, magari nel dubbio. Abbiamo speso molti soldi, magari poi ci serve qualcos'altro, ho fatto male a spenderli, non si sa mai. Let's go ragazzi. Oh oh. C'era scritto danger, qualcosa dovrà significare. Se no danger de che? Danger che se può cadere. Ok, forse sì. Oh oh, mi sono posizionato male. Ma pure lui, haha. Abbiamo entrambi la maglietta bianca, ma la mia i kanji. Ok. Visto. Comunque mi piacciono un sacco queste ambientazioni. Tiene proprio la curiosità di capire che cosa stai guardando. Vabbè, diciamo che non... Vabbè. È comunque figo per il Dreamcast, però non ho capito bene che cosa sono quei tubi. Poi tutti questi corridoi, io lo so che tanto moriremo male. Ah! Più che altro... Allora, i life hook, se non ricordo male, servono a... Oddio, che è successo? Servono a sollevarci quando cadiamo da grandi altezze, se non ho capito male. Quindi ho paura che si possa cadere. Restricted. Ok. Omega... Oh, Omega Club! È quella specie di strip club in cui non siamo entrati l'altra volta. Perché era chiuso. Vabbè, e allora niente, bisogna tornare, ragazzi. Dovremo andare lì e a quel punto andremo pure alla banca, dato che abbiamo una carta di credito. Io non ci volevo andare perché ho detto, vabbè, dai, ci vado solo per la carta di credito, ma... Quante cose abbiamo? Quanti soldi? E soprattutto quante cassi? No, non ci servono. Vabbè, quindi insomma, ragazzi, a questo punto bisognerà tornare indietro, mi dispiace per voi.
Ma in realtà manco tanto, perché potrebbe esserci qualcosa di molto interessante nel negozio. Ma prima... Nel dubbio... Ma va via, andate via! Io odio i nemici volanti. Sono impossibili da prendere. Appunto, e quindi giustamente... Mamma mia, non finisce più. Dove devo andare? A destra, a sinistra? Ok, di qua no. Ma basta! C'è altro qui? Oh, c'è qualcosa? No, sembra che ci fosse un morto. No! Ah, sì, c'è un morto! Ma davvero vi sto prendendo a voi? Allora. Vai di Bogan, vai. Sei tutti noi dogs. Lo sapevo che c'aveva la carta. Era chiaro, c'era una persona in testa. Sì, in testa. No, ma che figata! Ma guardate! Ci stanno pure le frecce che gli abbiamo dato. No! Vabbè, ma questa è una cura per il dettaglio pazzesca. Ah, guardate, dopo un po' spariscono. Però cacchio! Ma non me l'aspettavo questa cura. Addirittura di far vedere le frecce. Allora, curiamoci. Large Hassi, noi praticamente andiamo avanti a Energy Drink. Ah, una cosa. Ma. Posso passare qui? No, vero? A parte che la texture sta messa male. Queste texture con le sporcature stanno messe dal lato sbagliato, raga. No, manco si vedono. Ecco, si vedono solo se viste da qua. Vabbè. Comunque non ci possiamo scendere sotto, peccato, peccato. Ah, apri la porta, Tox. You don't have the card. No, in che senso? Ma qu quante carte ci servono? Ho capito, e da dove la dovrei prendere sta carta? Ah, aspetta. C'era un'altra stanza in cui c'erano i mostri e io li ho ignorati. Stai a vedere che c'avevano la carta. Era un'altra stanza identica a quella. Eh sì, vediamo un po'. Mi sa che devo sprecare altre munizioni. Muori anche. No, niente. No, ok.
Qui non ha veramente senso ucciderli, anche perché non... Aia. Forse qui mi è sfuggito qualcosa? No. Boh. Ah, allora, vediamo la mappa, giusto, giusto. La mappa magari ci può essere d'aiuto. Eh no, ce la siamo fatta tutta. Secondo piano, pure l'abbiamo fatto tutto. Effettivamente ci sono quelle tre stanze in cui non siamo entrati. Non ci sono più entrato, effettivamente. Ma, però, buh. Allora. Al piano B1 non ci sta niente. Boh, mi sembra così strano. Mamma mia, questi nemici li odio. Basta. No. Comunque questa cosa va detta. Questo gioco ha un serio problema con i nemici volanti. Non li sanno fare, non li sanno fare. Mi rifiuto di pensare che sono io che non sono capace. Ah, a posto. Allora. Qui non c'è niente, oggetti non ce ne sono. L'unico... Boh. Allora, poi non capisco a che serve mettere due chiavi diverse a 2 centimetri di distanza. Da qui si cade e non ci vorrei andare. Ah, poi capirai, tra l'altro quasi... vabbè, il vetro non è più chiuso. Qui non c'è niente, non c'è niente. Che vuol dire che non ho la card key? Ah, vabbè. Ci faremo un giro, che devo dire.
Poi qui ritornano pure in vita, vi odio. Vi odio ferocemente. Ma forse non tornano in vita però, eh? Perché c'è solo l'unico che non avevo ammazzato prima. Allora. Noi siamo più forti, ragazzi. Quindi torniamo indietro. Andiamo a vedere se c'era qualcosa effettivamente in quelle stanzette. Oppla. Oppla. Me l'ero scordato di lui. Soldi. Che tanto non fanno mai male. Sento questa grande necessità di buttarmi di sotto direttamente. Che sicuramente non funzionerebbe e perderei solo i progressi, ma lo farei volentieri. Allora. Siamo di nuovo al primo piano. Si vede la mia incontenibile gioia. Allora, mappa. Primo piano, noi siamo qui. Quindi dobbiamo andare in fondo nella porta e poi l'ultima porta a destra. Che mi sono capito da solo praticamente, ma comunque. Salve. Salve ragazzi. Sempre un piacere. Mamma mia. Ultima volta. Questa. C'è qualcosa qui? Poi sto sperando che mi so perso qualcosa, perché se no è la fine. Non saprei dove altro andare. Allora, qui non c'è niente. Ma dall'altro lato neanche ci sono andato. Ah, beh, però, insomma, ok. Quindi da questa parte non c'è nulla. In realtà a me sembra che neanche di là ci sia niente. Però faremo il giro, vedremo. Quindi. Qui neanche c'è niente. Allora, adesso dovrei passare nella porta che ho davanti a me e poi andare a sinistra e farmela fino in fondo. Ma forse mi conviene curarmi qua. Quindi tutto a sinistra. Administration Office. Ma questo l'abbiamo proprio saltato. E allora eccola qua. La carta che ci mancava, maledizione. Oh beh, almeno abbiamo scoperto un'altra stanza fighissima. No, mamma mia. Ma comunque, mi sono letto un po' di recensioni, chiaramente prive di spoiler, e ho visto che c'è tanta gente che si lamenta di questa centrale elettrica, dicendo: "Oddio, è difficilissimo navigare attraverso questa centrale, capire dove devi andare", ma in realtà no, cioè, a me è sembrata la zona più semplice di tutte, per il momento. Effettivamente ci hanno fregato perché, oh,
mi sono perso una carta, quindi alla fine parlo, ma ho dovuto fare un bel po' di backtracking. Mamma mia, vi distruggo. Però in generale non mi sembra così frustrante come zona. Ci sono tante stanze, è vero, e le devi controllare tutte perché alla fine mi ero perso una carta. Però, cioè, in generale ci vogliono 5 minuti a fare sta cosa, quindi non capisco perché alla gente non è piaciuta. Però è anche vero che io sono, cioè, non lo so, io apprezzo molto l'ambientazione, la storia, anche diciamo le idee, no? Cioè, per dire, quando è esploso il contenitore con il combustibile nello scorso episodio, io ho amato quella scena, l'ho amata totalmente. Però mi rendo conto che invece magari certe cose possono non piacere, soprattutto ai giocatori più nuovi. Però boh, cioè per il momento mi sta piacendo un sacco Blue Stinger. Forse come gameplay mi sta piacendo anche più di Hellblade. Forse, non lo so, bisogna vedere. Come storia no, perché per il momento c'ha dei momenti trash, ma voglio dire, Hellblade era su un altro livello. Poi tra l'altro mi hanno dato una bellissima idea di fare un video in cui faccio vedere tutti i riferimenti, tutte le cose che hanno in comune Blue Stinger e Hellblade. Che avrebbe un senso, perché comunque c'hanno un sacco di cose in comune questi due giochi. Anche un sacco di elementi, a parte il gameplay, anche le animazioni, anche delle zone vere e proprie, cioè il bar c'è proprio in Hellblade, il bar Rat's Place. Quindi sono molto curioso di vedere se ci sono altre reference, perché se c'è abbastanza roba da tirarci fuori un video anche corto, lo faccio molto volentieri. Oh, certo, forse avrei potuto salvare. Povero idiota. Vai a salvare. Salva da qualche parte, scusa. Ce l'abbiamo il salvataggio, sfruttalo. Perché, insomma, lo dico per chi non avesse visto gli altri episodi, qua si muore molto facilmente. E se si muore, it's back to the title screen, baby. Vabbè, abbiamo visto l'animazione. Ok, non hanno fatto vedere animazioni speciali, ma penso che ci siamo salvati usando un life hook. Sono pure tornato indietro, che idiota. Ci siamo salvati utilizzando uno di quegli oggettini. Mamma mia, allora sono stato fortunato fino ad adesso a non finire mai di sotto. Ah, mamma mia. Ve prego. Poniamo fine a questa sofferenza, andiamo avanti. Più che altro perché voglio vedere nuove zone. Oh. Questa è musica da boss, me devo preoccupare. Attenzione, alto voltaggio. Bene. This monster was sucking up all the juice. We've got to get rid of them. Come. Che faccio? Gli tiro i pugni? Non si sale da qua. Handgun. Frecce.
Ok, mi stai dando un'indicazione interessante, quindi frecce. Ci bastano le frecce? Siamo sicuri? Bro, come lo dovrei spegnere sto coso? Da qui si passa? Non mi sembra. Però fa tutto il giro. Deve essere da qua che si passa. Non si passa perché è bloccato. Ah, però lì posso passare, posso salire. Io ogni tanto me lo scordo che mi posso arrampicare sugli oggetti. Arrampicati un po'. Adesso moriremo. Non. Ah. Se io tocco qui muoio. In realtà dovrei essere già morto tante volte. Ah! Sono i mostri! E allora a posto, l'ammazzavo. Solo che come gli vado addosso a sti mostri? Non si prende mica la mira qua. Abbiamo molto shotgun. Tutti insieme? Ma tutti insieme? Ah! Aiuto! Ah, ve ne andate? Mi sa che era sprecatissimo, ma ok. Get out of here. Something's wrong. Ma in che senso? Adesso mi devo pure curare? Allora, passa Elliot, curati con Elliot. Speriamo bene, ragazzi. Ha detto usciamo di qui. Ma c'è qualcos'altro? Qui? No. Era l'ultima stanza? No, no, non era l'ultima stanza. Sto dicendo un'idiozia. Aspetta. No, rientra dentro. Ah sì, no, invece era l'ultimo. Ok, ho sbagliato stanza. Va bene. Vabbè. Oddio, che colpo. Janine, come in. Over. We're going back. I think she's in trouble. Ok.
Ok. Oh wow. Caspita come corre. Io ogni tanto me lo scordo perché usiamo sempre Dogs, ma... Beh, giustamente lui è il nostro action hero, quindi... Oppela! Oppela! Ah ah, non mi ha preso! Olè! Non ci abbiamo tempo! Devo attivare qualcosa, forse prima. No, ok, fa tutto da solo. Io me lo chiedo perché non si sa mai con questo gioco. Non vorrei che poi... Ma l'ho pure ammazzato prima! No! Ma da capo, di nuovo mi tocca ammazzarlo. Ma sei un maledetto! Ma sei un maledetto! Ma stiamo scherzando! Ma stiamo scherzando! Ma devo proprio farlo! Devo proprio ammazzarlo! Ma io lo salto! Ma che me frega! A meno che non ci dà qualcosa di importante, ma onestamente... Poi avete visto che danno che fa... Ah, io già l'ho ammazzato, non vedo perché dovrei farlo una seconda volta. Via, 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 via! Bro, corri come minimo, corri! Oh, bravo. Intelligente. Allora, io non mi ricordo mai dove devo andare adesso. Adesso dovrebbe essersi aperto un cancello. Questa mappa non si capisce niente. Allora. Okay. Ah, ok, forse l'ho capita. Io vengo da qui. Vengo da qui dove c'era il boss. E me la devo fare tutta così. Poi torno qui e adesso posso passare dall'altro lato. Ok, ha senso. È stato un bellissimo episodio, devo dire. Penso il momento più alto del gioco per ora. Oh, finalmente si è aperto. Ma io adesso devo capire dove devo andare. Allora, di qua porta da tutt'altra parte. E adesso dovrei tornare da Janine. Quindi dovrei andare di qua. Eh sì, devo tornare di qua. Ma se invece vado di qua, che succede? Ah, ma mi sa che lì ci dovremo tornare più avanti. C'ho questa sensazione. C'ha proprio un nome. Si chiama Brain Area. Vabbè.
Vabbè, dai, proviamo ad andarci. Io non credo che ci sia qualche tempo limite da rispettare. Ok, proviamo, vediamo che succede, va. Ah, da dove sono passato però? Questa dovrebbe essere la parte giusta. Mica muore, mappa. Oh. Headshot. Ma come fa lui a sapere dove sono se gli ho tolto la testa? Scusate. Hamburger. Salve! Come sta? Mi sembra un po' spaesato questo mostro, porello. Ah, questo è il laboratorio. Eh sì. Mannaggia. E vabbè, ragazzi, ci siamo fatti un po' di strada a vuoto, però ero curioso, volevo vedere che succedeva. Allora, qui non c'è niente. Sono sicuro che sarà la prossima area. C'ho questo vago sospetto. Che comunque se è così, penso che siano finite le aree da esplorare. Cioè, non mi sembra molto. Mi sembra. Penso che siamo. Abbiamo già fatto una buona metà del gioco. E ci abbiamo messo un po' di tempo perché comunque io sono morto. Ho dovuto imparare i luoghi in cui andare, ma mi sembra un gioco molto, molto breve per il momento. Cioè, non lo so. A meno che non ci sia qualche altra zona, tipo nascosta. Sulla mappa praticamente c'è questo. C'era la città che abbiamo esplorato. Poi c'era la centrale elettrica. E basta. Cioè, è il sto laboratorio. Vedete? Sulla mappa non c'è altro. Plant area, che è la città, la baia. Ah, baia, città. Quella parte che non viene illuminata di rosso sarebbe il freezer praticamente. Brain area, che è dove siamo noi. Ok, ah, non è quella la brain area. Brain area, plant area che sarebbe. E poi c'è quella cosa strana lì al centro che penso sia dove è finita la meteora. Secondo me siamo verso la fine. Ma vedremo. Ma pure qua. Ma basta. Ma se potessimo smetterla, per favore. Chiusa da dentro. What? What? Quindi manco ci posso andare là.
Poi forse qualcuno lo dovrei pure uccidere, ma non c'ho veramente voglia adesso, quindi lasciamo perdere. Dove sono? Ok. Aiuto! Allora. Basta. Basta. Io sono veramente distrutto e non ce la faccio. Vabbè. Posso dire che non se la sono studiata bene, però. Cioè, veramente è fastidioso il modo in cui ti sparano con quei laser. Allora, vai, un'altra assi. Ok. Adesso ripassiamo a Elliot e guardiamo sta cacchio di mappa, perché no, Brain Run Road. Ok, quindi da dove passiamo io devo andare a destra. Ok, perché nell'altro episodio ci diceva che non c'era l'energia elettrica, adesso che c'è dovremmo poter passare. No, è chiusa, ovviamente è chiusa. Need your passcode. Sig. Va bene, torniamo da Janine. Oh. What is it? Nephi? Yes? Che sta succedendo? Che sta a fa? Ok. Big Monster. Janine. You did this? I guess she's not on our side after all. I'm fine. Nephilim is not an enemy. I can see now what she's trying to tell us. But it's a vision. Hard to describe in words. She's not human. I think that's obvious. I mean, she's still an intelligent life form. But how should I phrase it? It's as if her body and soul can be detached. The Nephilim we see now is her soul. Her body is in a different place?
Non ho capito assolutamente niente di tutto ciò, ma magari capiremo meglio più avanti. Intanto direi di tornare a questo Omega Club che... è la cosa proprio su cui mi sono fissato da quando... da quando abbiamo trovato la chiave, perché sono sicuro che altrimenti me lo scordo. Oh, che bello! Le piante non rinascono! Nice! Bello bello, ci piace. Solo questa c'è. Non mi colpire. Ah ah! E qua no, qua ritornano invece. Vabbè. Allora, io da qui dov'è che dovevo andare? Sarà un lungo giro, ragazzi. Ah, comunque io ancora non ho capito il senso di Nephilim. Cioè, quindi lei è buona. Ci vuole far capire qualcosa? Punto interrogativo. Sono molto curioso di capire dove vuole andare a parare la storia. Intanto fighissima la cutscene in cui abbiamo visto la meteora, che a questo punto mi sembra di capire non è proprio una meteora, è un mostro. Cioè, il mostro è la meteora? Questo ho capito io. Però non ho capito in che modo si ricollega a questi mostri brutti. Secondo me se ne escono fuori con qualche cosa di strano, tipo che ne so, è una meteora che in realtà è un alieno che ha dei poteri di mutazione genetica. E questa mutazione genetica fa diventare mezzi mostri le persone. Non lo so, la sto proprio buttando completamente a caso, ragazzi. Io non so la storia, non ho idea. Però così, al primo impatto, mi verrebbe da pensare a questo. Bro, sali. Oddio, davvero devo fare tutta questa cosa? No, no, lo devi spingere, non ci devi salire. Dogs, non mi far incavolare, eh? No. Questi comandi sono molto belli. No. Niente da piangere. Raccogliamo qualche moneta che mi sento un po' meglio. Allora, Dogs, devi spingere in avanti. No, devi spingere. Allora. No, niente, non... Ma prima l'hai fatto. Cosa c'è che non va? Oh. Ecco. Una cosa che era migliorabile forse. Sono... Come non posso cambiare personaggio adesso? Come no? Vabbò. E tanto adesso me lo fa cambiare apposta. Però di che stai parlando? Perché non posso cambiare personaggio? Vabbè. Cambiamolo qua.
Diciamo che a volte se perde il gioco. Però apprezzo che ci abbia tutto questo cuore, ecco, diciamo così. È stato più veloce di quanto pensassi. Sono molto molto contento di questa cosa. Aia. Oh no, altra gente morta. Ma è la stessa diva del bar, con lo stesso vestito. Vabbè. Si è spostata nel frattempo. No, dai, non mi dite che ci stanno solo le assi. Anche se devo dire, sempre molto ben curato il posto. Che è sta roba? Oh, steak plate! Aia, adesso sono indeciso, a chi lo devo dare? Salve? Oh, oh! Razzi bazooka? Spada? La usa sta spada? Non la usa nessuno. Boh. Vabbè, non ci importa. Comunque abbiamo fatto un buon acquisto, dai. No. Voglio dogs. Ah, il punto è che sta diventando un po' difficile controllare dogs con questa poca vita. È proprio poca la vita che c'ha. Però è anche vero che nelle boss fight non penso che lo useremo mai, perché praticamente con lui abbiamo quasi solo roba da combattimento ravvicinato. Per il resto è un po' scarsino, quindi non lo so. Però forse almeno un potenziamento della vita glielo dovrei dare. E basta. Grazie. Inquadriamolo bene, che se mi dovesse servire per... Così, se mi dovesse servire per il video, ce l'abbiamo. Ok, allora. Vabbè, intanto diamogli sto steak plate a...
a Dogs. Caspita, che differenza. Allora, dicevamo, abbiamo trovato una carta. Elliot e quella della Kimbra l'abbiamo fatta. Yucatan e Bermuda, due ne abbiamo, wow. Info. Questa carta c'è scritto guerra civile. Ok. Civil War. Parlerà di quella americana. E questo me lo cerco sul telefono perché naso. Sono molto 1861 se intende quando è iniziata. Che poi questa cosa la dovrei sapere, ma io sono un ignorante. Quindi no, no, Yucatan credo. Poi controlliamo se è quella perché non sono sicuro. 1700, wow. Vabbè, questa era facile. E l'altra? Bermuda. Bermuda dice, allora, se head è 8514, number è acid. Ah, il numero della carta è acid. Vabbè, questo è facile. Allora, la A è 1, la D è 4, quindi sono in ordine. Quindi acid, allora, A è la prima lettera, C è la terza. Questo è facile perché pure se dovete tradurre qualche gioco in un, cioè, solitamente uno si deve imparare, deve arrivare a capire a quali numeri o a quali caratteri corrispondono le lettere. Quindi su questo sono abbastanza preparato. A 1, 3, la I che cos'è? Mi pare il nono numero. A, B, C, D, E, F, G, H, I, sì, è il nono. Quindi 1, 3, 9, 4. Andiamo un po'. No, no, no. 1, 3. E ma siamo pieni di soldi, ragazzi. No, 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 basta, basta, le abbiamo usate tutte. Siamo pieni di soldi, ragazzi. Wow. Adesso ci andiamo a comprare qualcosa al secondo piano, per forza. Ah, facciamo così. Andiamo con Elliot che è più veloce e corriamo. Oh no. L'unico mostro difficile da evitare è questo qua, mannaggia lui. Mamma mia, che rumori. Quanti soldi ho? 5.000, possiamo comprarci. Ah, io mi compro un altro potenziamento per la vita e lo do a Elliot. Penso. Vediamo, salverò prima di fare questa cosa. Per sicurezza. E poi che altro potrei fare? E poi mi compro, penso che mi compro di nuovo il Napalm, perché mi piace molto il Napalm, devo dire. Mi piace che dà fuoco ai nemici e che un, cioè, continua a colpirli per un bel po' di tempo, finché non si estinguono le fiamme, in pratica. Però abbiamo trovato questo bazooka, cioè abbiamo trovato le munizioni del bazooka, ma non il bazooka, e questa cosa mi infastidisce abbastanza, devo dire. Bro, passa. Quindi non lo so, vediamo un attimo. Ah,
perché io penso di aver capito che tutte le armi si trovano in qualche maniera nel gioco, ma se uno le vuole prima le paga e ha la certezza di averle. Ma onestamente non è che ci abbia tutta questa voglia di spendere soldi per il bazooka. Cioè, sarebbe un po' una scommessa, ma preferirei trovarlo onestamente. Io per il momento ho il vago sospetto, ho il vago vaghissimo sospetto che si trovi proprio nella zona che guarda caso è chiusa dall'interno, perché quella zona non è collegata a niente, nella brain area non è collegata a nulla, quindi ci deve essere un passaggio da cui io possa entrare, perché ormai l'elettricità l'abbiamo ristabilita, quindi è l'unica cosa che mi viene in mente. Andiamoci a comprare sto napalm. E quindi niente, esploreremo lì, perché tanto, se non ho capito male, dobbiamo andare al laboratorio, quindi... Allora, vediamo quanto costano i piatti. Questi sono finiti, li abbiamo comprati tutti. Questo costa 2400, quindi almeno 2400 dollari ce li dobbiamo lasciare. Ma qui ci compriamo un bel po' di napalm. Anche se sono curioso di vedere anche quanto costa il bazooka. Sicuramente non ce lo possiamo permettere, ma sono curioso. Lanciamissili, lancia napalm. Sarà il lanciamissili? Non credo. La spada ce l'abbiamo, però non la possiamo usare. Sold out. Raygun, vabbè. Vabbè, non ci interessa. Comunque il bazooka non c'è. Quanto napalm abbiamo? Un attimo, mi devo fare un attimo due conti. Questa è una scelta importante, ragazzi, non posso farla così. Cioè, 9? Allora le prendiamo un bel po', dai. Ma se io ne compro una, quant'è? Non è una munizione, o sì? Sono 4 munizioni. 4... Vabbè, dai, qualcuna prendiamo, lo sai. You don't have any room to carry this item. No, perché? Uffa. Vabbè, non mi va di spendere soldi a caso se non ci stanno. Ray Gun Battery. Facciamo la spesa folle. Facciamo la spesa folle. Allora, compriamone due. E compriamone due. Basta, basta, non spendo altro. Gli altri soldi ci servono per le... Ah, sì. E per lo steak plate che daremo a... Boh. Io torno indietro, salvo e poi scelgo a chi darlo, vediamo un attimo.
Allora, questa è la nostra vita. Arriva fino alla G di Handgun. Questa è la vita. Beh, oddio, non cambia tanto. Io punto su Elliot. Vai. Mangia, Elliot, mangia. E buongiorno. Fa una bella differenza, devo dire, eh? Devo dire. Non credo che possa aumentare tanto più di così. Allora. È di qua che devo andare, vero? O no? Sì. Oddio, non ci ho mai fatto caso fino ad adesso, ma mi fa spezzare questa texture con gli ingranaggi dell'orologio. Va bene. Elliot. What's the code? My sweetheart. Ricordami dove devo andare, take per care. Favore. Take care. Ok, take care e non ci serve altro. Allora. No, un momento, però io non sono mica sicuro di aver capito dove devo andare. Non ne sono sicuro neanche per il cavolo. Ma ce l'hanno detto, io non sono stato attento? C'è questa possibilità? Allora. Allora. Torniamo in questa zona che mi piace moltissimo come è fatta. E riflettiamo un secondo. Allora. Sono disposto ad andarmelo a cercare perché onestamente... Vediamo un attimo. Che cosa devo fare? Sento che comunque è colpa mia perché probabilmente mi sono distratto.
Allora. Oh. Non ne ho idea, ragazzi. Io pensavo che fosse quella la strada, ma forse... Boh. Vabbè. Vediamo. Vediamo dove ci porta il cuore. Sono due. In tutto ciò io comunque non ho idea di che cosa devo fare o dove devo andare. Ho provato a cercare, ma a quanto pare non è una domanda molto diffusa su internet, quindi evidentemente sono io che sono stupido. Devo capirlo da solo, ok, va bene. Allora, due cose mi vengono in mente. O durante la cutscene, perché ero distratto, hanno aperto il passaggio per il laboratorio. Oppure devo ammazzare il boss che ho evitato prima, perché c'è anche questa di possibilità. Yes! Allora, qui abbiamo detto che era chiuso, credo. Ma noi ricontrolleremo tutto per sicurezza. Exit, passable to next area. È chiusa dall'interno e niente. Quindi nulla. L'unica cosa che è rimasta è il laboratorio. Però ragazzi, io sono... Vabbè, proviamo ad andare a ammazzare sto boss, va? Perché l'altra volta io ci sono rimasto male, non mi ha dato niente, se vi ricordate. Come l'ho evitato. Cioè, se vi ricordate, proprio nulla, non mi ha dato proprio nulla. Ed è per questo che poi ci sono rimasto male. Ma sono disposto a fare un altro tentativo. Sì, vabbè, no, non volevo salvare qua. Che fai?
Ma comunque mi togli un sacco di vita, cioè. Non ci stiamo regolando qua. Ma maledetto. Vediamo se riesco a usarla. Niente! E vabbè, ciao. E giustamente tutte le volte lui ritorna. Vabbè. Ma io ci voglio provare, dai ragazzi. Tanto voglio vedere se mi dà qualcosa, perché non voglio essere preso per matto. Allora, mi dà fastidio che adesso lui ritornerà alla massima vita, ovviamente. Quindi dovrò spendere un sacco di soldi. Ma vabbè. Tanto io sono sicuro che non avrà niente di interessante da darmi. Ma c'è un bazooka! Ma dammelo! Bro! Ma come me lo sono perso l'altra volta? Ecco perché le cartucce! Ma forse devo usare il bazooka? Ma non vorrei che invece è sprecato. Però si potrebbe forse. Vabbè, manco tanto in realtà. No, pure missato, madò. Bro! Oh! Ho vinto qualcosa? Chiave della macchina. E che ci faccio? Vabbè, però aveva qualcosa, quindi sono molto contento. L'altra volta non c'aveva niente. Devo andare a comprare un po' di cassi, mi sa. Un po' tante. Mamma mia. Che spesa enorme. Che poi neanche ci può. Non è manco questa la chiave. No. Non è questa la chiave. Chiave della macchina, che significa? Non è questa la macchina. Sarà un'altra macchina. Devo dire che questa cosa mi dà molto fastidio. Molto fastidio. Vabbè. Non so neanche perché sono sceso qua giù, perché in realtà era più vicino l'altro distributore, ma fa niente.
Mi frega niente, ragazzi, sono fondamentali le assi, senza non si va da nessuna parte. Tutti i miei soldi sprecati così. Oh, che bello che non c'è più. Grazie per essere morto. Però sta chiave della macchina onestamente non mi apre nulla di interessante. Mi aprirà una macchina che non so neanche dov'è. Cioè, voglio dire, di che stiamo parlando? No. No, non sprechiamo così, Dogs. Mamma mia, sono diventato povero. Ehi, mi ha raggiunto! Ah no no. Sì, beh, lui no, lui non lo ammazziamo, dai. Non mi sembra il caso. Ci fate entrare adesso? Non può essere aperto da qua. Arg! E vabbè. Questo è l'episodio del backtracking, ragazzi. Non ho idea di dove devo andare. Cioè, take care, ma io dove dovrei... Sa che torneremo da Janine e vedremo se c'è effettivamente qualcosa da fare. Mamma mia.
No, 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 non è qua. Beh, stavolta è colpa mia che ci sono passato accanto, però devo dire. Mamma mia, questo episodio è stato tragico. Tragicissimo. Abbiamo fatto un backtracking della Madonna, se mi passa il termine. Quindi, Giannina, tu mi devi dire che devo fare, perché io non ce la faccio più a sta qua. Beh, in che senso? Blinking the light represent? I don't know. I can't identify it. Well, how do you get into the research lab? I'm sure you can get in with Chris's ID. I wonder if this blue light is the cause of the disaster. Is this one of your hunches again? I'm not twisting your arm to come with me. Don't be a smartass, kid. The electricity's back on. I can unlock the run road and open the door to the car. It's a lot safer to use the car. Merry Christmas! It's now the 25th. Oh, this is the worst Christmas I ever had. Damn, it's my payday. Did you miss a date tonight? No way. Let's go. To the bank? No, to the place where the blue light's at. Call me when you need me, Janine. To the bank. E ragazzi, dove... Vabbè. Oh well. Penso che lo finiremo così l'episodio. Andiamo a prenderci st'altri soldi. È il 25. Ne parlavamo sotto al video dello scorso episodio. O forse dei due episodi fa.
perché sulla carta di Elliot c'era scritto che i soldi glieli danno il 25 di ogni mese. È il 25! Poi vabbè, te lo fanno pure capire in realtà. Dai, se... pure Dogs ha detto, dove andiamo? In banca? No, andiamo a vedere dov'è... da dove proviene questo misterioso oggetto. E dato che ci servono i soldi e che dobbiamo comprare tanta roba, ci faremo un secondo viaggio fino al luogo in cui ci daranno sti benedetti soldi, cioè la banca. Diciamo che qua è stata un po' colpa mia, perché se avessi trovato il modo di continuare prima di andare a prendere i soldi, avrei prelevato pure quelli di Elliot, che comunque non ho capito qual è il PIN di Elliot. Non mi è chiaro, ecco. Questa musichetta mi distrugge. Basta. No, 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 il mostro di mezzo non me lo puoi dire questa cosa. Non me lo puoi proprio dire. Allora, io sono molto positivo su questo gioco, mi sta piacendo molto. Però devo dire che ho avuto anche molta fortuna. Fino ad adesso non mi sono perso quasi mai. E infatti oggi avete visto, mi sono perso, abbiamo praticamente girato a vuoto un'ora. Quindi sicuramente se mai dovrò recensire questo gioco, mi piacerebbe farlo, perché comunque mi piacerebbe recensire sia questo che Hillbleed. Mi piacerebbe in realtà farmi tutti i giochi horror per Dreamcast. Di due l'abbiamo già tolto di mezzo, e questi sono gli altri due grandi titoli che meriterebbero di essere recensiti. Oltre a un altro gioco che si chiama... come si chiama? Infection, qualcosa del genere, non mi ricordo. No, Carrier. C'entra niente, Infection. Non so da dove è uscito fuori. Ma di quello ho sentito dire che non ha la metà del fascino di questi altri titoli. Quindi non lo so, vedremo. Se mai lo porterò sul canale, recensirò, non si sa. Quindi rifacciamoci il giro. Sali sul bancone, Elliot. Si corre. No, con te non posso correre. Vabbè. Un'altra cosa che va detta sicuramente in una eventuale recensione è che non è possibile che abbia questa animazione di camminata e che rallenti la velocità quando hai tutta questa vita. Cioè, no. Ora cerchiamo di capire sto PIN. PIN. Elliot ATM.
Il salario dell'ISIR viene pagato il 25 di ogni mese. ISIR. Potrebbe essere un numero collegato all'ISIR. Ma se avessimo qualcosa di relativo a Elliot, non sarebbe male. Questa è la chiave per la macchina di Run Road. Vorrei capire dov'è sta macchina, onestamente, però vabbè. Questo lo scopriremo nel prossimo episodio, credo, perché Chris ID, licenza è la nostra? No, è di Chris Warus. Bro, guardate in basso a destra. ISR numero 3532. Guarda caso sono quattro numeri. Proviamo. 3532. Wow, quanti soldi. Bene, bene. Ci potremmo quasi comprare l'ultimo piatto di bistecca. Non sarebbe male. Ma comunque questa cosa, se la faremo, penso che la faremo in un prossimo episodio, perché non ve lo voglio allungare più di troppo. Quindi, vediamo dove si può salvare. Salve. Oppela. Mamma mia, sono diventato troppo bravo a schivare. Dan dan dan, ci fermiamo qui. Io vi ringrazio tanto per avermi seguito anche in questo episodio, per aver seguito Elliot più che altro. E niente, sono veramente curioso di dove andrà a parare la storia, perché abbiamo avuto queste piccole rivelazioni. Nephilim credo che sia un personaggio positivo in realtà, anche se fino adesso è rimasto molto neutro. Sembra che ci voglia avvertire, che ci voglia dare una mano a sconfiggere questo mostro, meteora, qualsiasi cosa sia. E niente, lo scopriremo nel prossimo episodio, quando arriveremo a sto dannato laboratorio. A sto punto penso che sia aperto, quindi niente ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Ciao!